heart is blue. Salone reinventato che sfida la crisi. Inizia oggi, mercoledì 2 ottobre, l'edizione 2013 del Salone Nautico di Genova. Saranno 5 giorni al posto dei canonici 9, una direzione intrapresa per aiutare nella riduzione dei costi gli stessi cantieri che qui comunque sono corsi in gran numero. In 180.000 metri quadrati ci sono addirittura 750 espositori. Ora è arrivato il momento di entrare, dunque seguitemi. Per indicare come la fase economica che viviamo non sia soltanto una fase ciclica regressiva, ma l'inizio di una nuova fase macroeconomica fondata su basi nuove. In questo contesto, il Fiera di Genova chiude una pagina e ne apre una nuova. Niente sipario calato, niente titoli di coda, non una fine ma un nuovo inizio per il Salone di Genova che cambia un po' la sua anima, oltre che il vestito. Sono in tutto 1000 le barche esposte, tra cui 100 novità assolute, mentre sono 6 le aree tematiche in cui è suddiviso quest'anno il salone, che per l'occasione si è colorato di rosso, una tinta forte per affrontare la grande sfida del rinnovamento. Rosso è anche il Red Wall, questa struttura architettonica che vedete alle mie spalle, lunga 450 metri e alta 11, completamente costruita in un particolare materiale riciclato e riciclabile. Un look grintoso, un layout innovativo per il nostro salotto del mare, che ogni anno ospita alcune tra le aziende del comparto più attive di tutta la penisola. E qui a Genova non potevano mancare i fratelli Ranieri di Ranieri International, sono Antonio e Salvatore. Una realtà davvero grande quella di Ranieri International, ce ne parla Antonio. Sì, un cantiere che è creato da nostro padre, quindi un'azienda alla seconda generazione, la sede è a Soverato in provincia di Catanzaro. È un'azienda che diciamo, punta molto alla qualità del prodotto, alla cura dei particolari. E ogni anno produciamo una serie di nuovi modelli che esponiamo poi in occasione del Salone Nautico di Genova. Ecco, appunto, delle novità ce ne parla invece Salvatore. A Genova cosa avete portato? Quest'anno abbiamo 4 diverse novità. E 3 sono novità da 19 piedi, quindi abbiamo CLF19 che è una barca da pesca motorizzabile anche senza patente, l'Atlantis 19 che è un walk around sempre da 19 piedi, quindi sempre motorizzabile senza patente, e Shadow 19, un sundeck da 19 piedi. Infine la quarta novità è il CLF22, la barca sulla quale siamo adesso, che è un pêche promenade da 6,60 m, progettato sia per la pesca sia per il diporto, quindi per le mini crociere anche in famiglia. È un momento ancora abbastanza difficile, il quadro economico lo conferma, ma c'è speranza. Quali sono secondo te, qual è la direzione secondo te in cui si deve navigare, in cui il settore nautico deve navigare per potersi rialzare? Ma sicuramente oggi il segmento medio è quello che regge ancora la crisi. Noi quest'anno, appunto per cercare di combattere la crisi, abbiamo comunque messo in piedi una serie di operazioni commerciali, tra le quali il tasso zero e molte altre che sicuramente vedranno e ci daranno sicuramente dei buoni risultati. Stiamo già vedendo comunque che il pubblico risponde molto bene alle novità, al prodotto e alle nostre nuove iniziative.
centri commerciali. Un pubblico che risponde, ma che esige anche una particolare attenzione, un occhio di riguardo rivolto ad esigenze in continuo mutamento che Suzuki Marine non si stanca mai di rivolgergli. Due novità fondamentali, allora innanzitutto il 150 e il 175, che oggi vengono dotati con il sistema SPC, ovvero Suzuki Precision Control. Che sistema? Abbiamo le manette elettroniche, quindi facilità d'uso per l'utente, rapido nelle manovre. In più, tutte e due le motorizzazioni sono state dotate del sistema Lean Burn. Ormai una caratteristica per Suzuki il sistema Lean Burn, che cos'è? Ridurre i consumi in fase di crociera. Qui, a confronto delle versioni precedenti, siamo al di sotto di circa il 17%, importantissimo per l'utenza finale. Rimangono in gamma anche le versioni precedenti e in più presentiamo i nostri due nuovi piccolini, che sono il 25 e il 30 cavalli, un nuovo tre cilindri compatto, molto leggero, siamo intorno al 10 kg in meno confronto i nostri concorrenti. Come vi dicevo, è un tre cilindri, iniezione elettronica, che funziona anche senza l'ausilio della batteria. Versioni importate, tutta, quindi dal gambo corto, lunga, ultralungo, versioni con scatola telecomando, versioni anche con PTT Power Trim. Io su questi motori vedo anche però uno stemma particolare, rosso come il colore del salone di quest'anno, e con una scritta DOC. Cosa significa? Abbiamo voluto tranquillizzare quello che sono i nostri clienti futuri, logicamente, con l'acquisto di una nuova motorizzazione. Dal 1° di ottobre per tutto l'anno solare offriamo una garanzia totale sull'imbarcazione, sul motore. Ovvero, che cosa succede? All'attimo dell'acquisto verrà rilasciata da parte del concessionario l'assicurazione che, in caso di furto, Suzuki vi ridà lo stesso motore gratis. E proprio per offrire al cliente una scelta sempre più ampia, Suzuki ha di recente siglato una collaborazione con un colosso francese, il cui nome è sinonimo di qualità in tutto il mondo. Ci godiamo il tramonto in navigazione in compagnia di Lorenzo Piazzolla, che è concessionario sia Beneteau sia Zarformenti. Ecco, per quanto riguarda il cantiere francese che da poco ha instaurato questa partnership con Suzuki, in che direzione va questo accordo? Allora, il cantiere francese ha deciso appunto di fare questa collaborazione con Suzuki, quindi acquista motori direttamente da Suzuki Italia e propone a tutti i concessionari Beneteau questo package della barca con il motore Suzuki abbinato, con un vantaggio notevole sul prezzo per il pubblico, quindi per l'utente finale, perché in questa maniera hanno abbattuto notevolmente il prezzo di listino della barca, quindi una barca come questa qua viene proposta al pubblico, IVA compresa, intorno ai 40.000 euro. Parliamo proprio dell'imbarcazione sulla quale siamo a bordo, è un Beneteau Antares 780, quali sono le caratteristiche principali? Ma allora, questa è un'imbarcazione che si rivolge sicuramente al diporto, quindi alla famiglia, perché ha la possibilità di avere 4 posti letto, quindi una famiglia classica può comodamente dormire con un bagno separato, WC e tutto, cucina, quindi attrezzata di frigorifero e tutto, e però ha questa possibilità di avere un pozzetto molto grande adatto alla pesca, oppure per chi invece pensa di più alla tintarella, di poter applicare un prendisole e quindi avere una grossa superficie prendisole qui a poppa. Non soltanto una barca comoda, è anche una barca, l'abbiamo appena sperimentato, particolarmente veloce. Esatto, Beneteau ha brevettato un tipo di carena che permette su una barca di questa dimensione, quindi un'imbarcazione di 7,80 m, di poter planare, andare a velocità notevoli con appena 150 cavalli. Questo ovviamente è tutto a vantaggio di consumi bassi, che oggi con la benzina che sale tutti i giorni di prezzo è una cosa che ci chiede la clientela, di avere dei consumi molto contenuti.
Piero Formenti, amministratore delegato di Zar Formenti, che qui al Salone di Genova approda per la prima volta nel mondo dei tender. Sì, in effetti ci è stato chiesto prima negli Stati Uniti, quando siamo approdati 2 anni fa, e poi anche in Europa, in Italia. Abbiamo deciso di entrare in questo mondo con dei piccoli tender d'alta gamma per soddisfare anche quel mercato di yacht medi e grandi che richiedono appunto un prodotto di questo genere, di alta qualità, ma anche con un design molto innovativo, moderno, piacevole. E oltretutto con delle comodità e dei comfort sia di navigazione che di sedute a bordo particolare. Devo dire molto importante, come i piccoli Zar tender sono come i grandi Zar, hanno la possibilità di avere prendisole, tendalini, docce, serbatoio fisso in carena, quindi sono dei piccoli grandi tender, dei piccoli grandi Zar. E le sorprese per i fedeli zaristi accorsi al salone non si fermano qui. Per accorgersene basta proseguire fuori dal padiglione B fino allo specchio d'acqua che Zar Formenti ha riservato per l'occasione alle sue imbarcazioni. Siamo di nuovo in compagnia di Piero Formenti, questa volta vicino proprio alle barche in acqua, perché stiamo per provare finalmente in mare lo Zar 65, che ha un colore particolare. Sì, in effetti quest'anno abbiamo lanciato gli Zar declinati in grigio, sono esattamente gli stessi modelli della linea Zar, ma con delle tonalità diverse, più tenui per coloro che non amano l'aggressività del bianco e del nero, che però comunque è la tradizione Zar ed è un po' anche la livrea distintiva degli Zar che li hanno resi famosi un po' dappertutto. I famosi musi neri. Esatto. E Piero Formenti è anche consigliere Ucina e rappresentante dei costruttori italiani di gommoni presso appunto il Consiglio. Possiamo chiedere dunque a lui cosa ne pensa di questo salone così rinnovato? Sono molto contento, perché nonostante i venti di crisi, nonostante le difficoltà, c'è stato un colpo di coda importante, una grande solidarietà da parte di tutti, siamo stati uniti, di tutti quanti nel comparto nautico, ma in particolare del gruppo che rappresento, i costruttori di gommoni. Sono molto contenti perché tutti hanno risposto e sono venuti in forza, hanno portato chi ha stand in acqua e stand all'interno, chi ce l'ha solo in acqua, perché magari poi sono gommoni molto grandi. Se poi avrete voglia di farvi una panoramica, potrete vedere quanti gommoni ci sono in acqua a Genova. Credo che questo sia un grande successo per un comparto all'interno del comparto nautico, che è quello dei costruttori di gommoni italiani, che rappresenta una delle nostre piccole eccellenze nel mondo. Come li facciamo i gommoni noi in Italia, non li sanno fare nel resto del mondo. Ringraziamo Piero Formenti, ora è arrivato il momento di salire a bordo dello Zar 65.